nel video precedente abbiamo detto che l'energia immagazzinata all'interno del condensatore si trova nel campo elettrico. Ci chiediamo allora qual è la densità spaziale di energia elettrostatica, cioè quanta energia troviamo per unità di volume, cioè in un volume infinitesimo in pratica. Questa densità di energia per unità di volume la chiamiamo indifferentemente delta E oppure UE, con la U minuscola per distinguerla dalla U maiuscola che è tutta l'energia contenuta all'interno del condensatore. Per calcolare questa densità di energia elettrostatica prendiamo tutta l'energia accumulata dal condensatore, utilizziamo questa espressione, un mezzo C delta V alla seconda, e la dividiamo per il volume del condensatore stesso, così avremo quanta energia viene dislocata per unità di volume. Cioè avremo una misura della concentrazione di energia nello spazio, quindi la densità spaziale di energia elettrostatica. Il volume del condensatore è S per D, dove S è l'area delle lastre e D la loro distanza, infatti è il volume di un parallelepipedo. Andiamo a sostituire alla capacità elettrica l'espressione che già conosciamo per un condensatore piano, epsilon S su D. S si semplifica, al denominatore abbiamo D alla seconda, quindi otteniamo delta V su D, che è il campo elettrico elevato al quadrato. Quindi l'espressione della densità di energia elettrostatica è un mezzo epsilon, che è epsilon 0 epsilon r, costante dielettrica assoluta del vuoto e relativa del mezzo che riempie eventualmente il condensatore, per il campo elettrico al quadrato. Quindi abbiamo la conferma che la densità, che l'energia si distribuisce nel campo elettrico, perché infatti compare il campo elettrico, e inoltre la densità spaziale di energia è proporzionale al quadrato del campo elettrico. Questo risultato che abbiamo ottenuto non vale soltanto per il condensatore, ma vale ogni volta che in una regione di spazio c'è un campo elettrico, come per esempio nella regione intorno a due cariche elettriche uguali opposte, quindi un dipolo elettrico. Noi sappiamo che le linee del campo elettrico nascono dalla carica positiva e vanno a morire in quella negativa, e tutta questa regione è piena di campo elettrico e lì c'è quindi una densità di energia elettrostatica, cioè c'è energia elettrostatica dislocata nello spazio con una densità che è maggiore dove il campo elettrico è più intenso, quindi in questa regione centrale, essendo infatti proporzionale al campo elettrico alla seconda, ed è minore la concentrazione di energia nelle zone più lontane dove il campo elettrico è più debole. Infine vedremo che anche nel caso magnetico, quindi non solo nell'elettrostatica, ovunque ci sarà nello spazio un campo magnetico, più precisamente si chiama induzione magnetica, lì c'è una energia magnetica dislocata nello spazio con una densità di energia che è proporzionale al quadrato del campo induzione magnetica. Anche in quella formula compariranno la permeabilità magnetica assoluta del vuoto e la permeabilità magnetica relativa del mezzo nel quale il quale eventualmente riempie lo spazio, come qua eventualmente un mezzo dielettrico di costante dielettrica relativa epsilon r può riempire il condensatore. Vediamo anche che se c'è un mezzo dielettrico, cioè un isolante che riempie il condensatore, siccome epsilon r di tutti gli isolanti è sempre maggiore di 1, allora questo isolante aiuta sempre, favorisce sempre una maggiore concentrazione e dislocazione di energia nel condensatore. Quindi un condensatore pieno di un isolante concentra e condensa meglio l'energia elettrostatica.